Partecipa, crea, vivi la città di domani. Questo lo slogan che accompagna la campagna elettorale di Angelica Schietroma, l'unica candidata donna alla carica di sindaco di Ferentino. Ha presentato la sua squadra e il suo programma dalla Rotonda del Vascello, da generazioni luogo di ritrovo dei ferentinesi. Sono felice perché davvero tante persone sono venute e hanno accolto il nostro invito e questo non può che essere per noi un motivo per continuare domani con forza, grinta, coraggio ed entusiasmo. Questo è un importante obiettivo che noi vogliamo raggiungere per la nostra città. Siamo partiti dall'ascolto e dal coinvolgimento delle persone, volevamo scendere tra le strade, incontrare il loro sorriso, incontrare il loro pensiero, chiedere loro cosa davvero manca nella città di Ferentino e cosa si aspettano per il loro futuro, per il futuro dei loro figli, dei loro nipoti. Dalla sua parte l'esperienza di 5 anni da assessore. Tanto è stato fatto, tanto ancora c'è da fare. Abbiamo voluto identificare il nostro programma elettorale attraverso una parola che è spazio e in questo spazio vengono racchiuse tutte le aree tematiche del nostro programma, dallo sport, la cultura, turismo, politiche giovanili, del territorio, ambiente, salute, le zone periferiche, quindi c'è una parte dedicata alle zone periferiche per far capire ai cittadini che siamo attenti a salvaguardare tutto il territorio, e inclusione, accessibilità. Al centro l'ascolto delle persone e progetti da poter realizzare sin da subito per creare una nuova visione di città. Occorre partire fin da subito a lavorare su tutti i punti del programma senza lasciarne nessuno indietro. Sicuramente una delle priorità sarà quella in vista dell'estate di andare subito a capire come poterla movimentare, ma questo lo dobbiamo fare con il coinvolgimento delle attività commerciali, con il coinvolgimento delle associazioni per creare e dare di nuovo vita ad un'estate che sia sempre più bella e partecipata per la nostra città. Impegno, grinta e caparbietà per portare in alto il nome di Ferentino. È un progetto collettivo, si vuole dare una nuova visione, dei nuovi metodi di vedere e di fare politica. Io continuerò con il massimo impegno e con la massima determinazione per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati e di certo sarà quello di creare un futuro per la nostra città che sia quanto più inclusivo e bello, sicuro da vivere.